2. Dal passato. Uno che la storia e la musica la conosce, la fa e l'ha fatta, Enrico Ruggeri. Benvenuto. Benvenuto. Vado subito così a bruciapelo. Vai. 1985, che cosa ti ricorda? Beh, egoisticamente un album molto bello che si chiamava Tutto Scorre, dove c'era una canzone che facciamo ancora adesso, che era Poco più di niente. E poi, insomma, erano gli anni del riflusso, la Milano da bere, la dance, il pop che diventava dance. Ce n'era. Tu, tra l'altro, Tutto Scorre l'avevi definito in quell'album, in quell'anno, il tuo album più completo. La pensi ancora così? Beh, dopo non te lo ricordavi neanche. No, perché dopo ne ho fatto un'altra ventina di album, però è uno degli album sicuramente più significativi. Ah, magari sentire qualche sonorità dell'epoca ti aiuterà a ricordare sì. qualcosa di più. Anche ci i look dell'epoca. Guarda un po', Huey Lewis and the News, The Power of Love, alla numero 10. Panta a vita alta, però pantalone a vita alta, sì. Notavamo anche c'era qualcosa di grunge anche nella camicia, ma quanto sono tremendi se lo sono se tutti si negli anni 80, no, più che altro il pop, quello anni 80 da una botte via, no? Comunque sì, da classifica. Certo. Ce n'erano eroi di una stagione, devo dire che in questi quasi 30 anni ne ho visti passare tanti di eroi di una stagione, e quegli anni lì avevano una musica che si prestava, insomma, a fare la hit e poi a scomparire. Quella comunque rimane, anche perché è colonna sonora di Ritorno al Futuro. No, beh, poi Huey Lewis fece una carriera che arrivò al successo tardino. Qui aveva già una quarantina d'anni. Però era molto 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 in forma. Mario... dicevamo Ritorno al Futuro, che sì? era 5, lo volevo dire, 5 novembre 1985 appena è la data della partenza nel tempo di Marty McFly, no? Ci tenevo perché il film è proprio che mi ha cresciuto così. Alla numero 9 lo stesso anno c'era Maria Magdalena con Sandra fantastico. E vabbè, Sting, grandissimo Sting, If You Love Somebody Set Them Free, lui praticamente è una classe che si è sì, che continua è a portarsi avanti, Police. Superato le stagioni brillantemente. Direi assolutamente sì. Un po' come il vino comunque, il buon vino rimane sempre qualche di classe. Qualche intervento estetico però per il resto. Vabbè grande... sì, forse sì. Come settima molti. Posizione, invece c'era una grande coppia, Mick Jagger e David Bowie con Dancing in the Streets. David certo. Bowie, comunque sia la musica di David Bowie, tu sei molto sì, appassionato. Forse un David tantissimo. Bowie precedente, io no? Quello magari che lavorava con i Mott the Hoople, esatto, Transformer di Lou Reed. Per me è connotato negli anni 70, sì. È l'espressione degli anni 70, però naturalmente Bowie è un artista che ha saputo rinnovarsi nel tempo, quindi negli anni 80 ha sposato anche attore, la causa attore, ha sposato la causa elettronica. Attenzione con alla è sempre un ganzo. Alla posizione numero 6, forse l'hai anche conosciuta. Taffi, la conosci Taffi qualche sì, sì, mi sa di sì, mi sa. Vediamo un pezzo. Taffi. Sì, erano gli anni in cui al Festival Bar magari parlavi con qualcuno, ciao Enrico, come va tutto?
poi ti guardavi chi è prima, poi saliva sul palco e si veniva giù l'arena di Verona. La cosa bella poi degli anni 80, e noi lo notiamo sempre quando facciamo la Vintage Chart, erano i playback. Ci sono dei playback incredibili, fuori sync, sì, sì, con il microfono che se lo mettono tipo sulla tempia, una cosa allucinante. Comunque continuiamo, questa era Taffy, posizione numero 5, ti propongo un Paul Hardcastle con 19. E mentre continuando alla 4 c'è Tina Turner, ragazzi. Beh, Tina Turner, niente da dire, niente da dire. We don't need another hero. Te li ricordi? Questi mi mancano. Life is life. Ah, sì? Life is life. Perché molto spesso non ti ricordi il nome del cantante. Però poi te lo ricordi ascoltando. Ce li abbiamo, li ascoltiamo, così ce li ricordiamo tutti. Life is life. Le prenderebbe di genere. Tu invece, Enrico, sei stato sempre elegantissimo. Ma ti ringrazio, però ho avuto anch'io i miei momenti. A parte la partenza col biondo platino, l'occhiale bianco. Rinnegi, stai rinnegando? No, anni 90 ero abbastanza discutibile, perché avevo il capello lungo dietro, un po' tipo oggi minatore di è vero, però di corto Duisburg. Sopra era corto sopra e lungo dietro, corto sopra andava molto, corto però sopra, anche Bono degli U2 ce l'aveva, se non mi sbaglio, ai tempi di Pride in the Name sì, of adesso Love. Ci sono ancora dei minatori della Slovacchia che hanno ci prova, ma l'occhiale bianco ce l'hai ancora custodito, sì, da qualche parte, ce l'ho. Adesso è tornato di brutto, sì, non so se hai visto, adesso è tornato di brutto. È vero. Continuiamo con la nostra Vintage Chart in compagnia di Enrico Ruggeri. Abbiamo Madonna con Into the Groove, avvicinandosi alla vetta. Per Madonna posizione numero 2, mentre la posizione numero 1, a proposito di look, coloro che hanno fatto scuola veramente in Italia, i Righeira. Qua li vediamo con un capello che io non mi ricordavo, Righeira. L'estate sta finendo. È il solito rituale, ma ora manchi tu. Tirature avanti, ma allo stesso tempo lasciamo dire anche discutibili, direi un po'. Grandi Righeira, l'estate sta finendo, nel frattempo Enrico Ruggeri ha raggiunto il palco di Cargo, dove tra poco ci farà sentire il suo singolo. Mi ha lasciato da solo con la Tortorella, che ha cantato tutto il pezzo di Righeira stonando, stecche che sono venuti sui gabbiani nello studio M3 di via Mecenate 76, però brava per l'intenzione. Quindi tra poco live sul palco di Cargo Enrico Ruggeri, e poi face to face con Paola Maugeri, non mancate. Prima!